È un investimento di non meno di 20 milioni di euro, quello occorrente all'ampliamento e al potenziamento della struttura Neuromed a Pozzilli, un gioiello di tecnologia avanzata, secondo i più moderni canoni, per umanizzare il più possibile la permanenza del paziente bisognoso di cure. La già notevole efficienza odierna dell'Istituto a lavori ultimati sarà potenziata del 30% circa. E in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, l'iniziativa dei fratelli Patriciello è anche una boccata di ossigeno per l'economia. È una struttura che è stato fatto un grosso lavoro di ricerca a livello progettuale per dare il meglio. Oggi la crisi si vince soprattutto con l'eccellenza, un'eccellenza a livello progettuale, un'eccellenza a livello realizzativo. È solo in questo modo che riusciremo a superare un momento così terribile della nostra economia. La Neuromed, con grandissimo coraggio, io dico, ha fatto questo investimento, sta facendo questo investimento e noi siamo lieti, siamo felici e orgogliosi che ha scelto la nostra azienda per realizzarlo. C'è qualcuno in questa terra che crede ancora nelle possibilità di riscatto della nostra gente, che dà fiducia alle persone che lavorano sempre nell'interesse dei cittadini e comunque guarda avanti dando anche prospettive di lavoro, e non è poco. La linea guida dell'Istituto Scienza, salute ed etica continua ed amplia il suo percorso. Una strategia che risponde a una mission precisa che stiamo perseguendo già ora nella struttura esistente, perché non l'abbiamo adeguatamente pubblicizzata, però in questi ultimi 2 anni, da quando io sono qui, abbiamo fortemente implementato numerose attività, non soltanto di ricerca ma anche di attività clinica. Per esempio quelle attività che riguardano la riabilitazione, che si inserisce molto bene nei percorsi diagnostico-terapeutici di cui parlavo nel corso della conferenza stampa, è stata potenziata con una palestra robotizzata in cui non soltanto abbiamo introdotto dei robot di ultima generazione che hanno posto la struttura allo stesso livello di altre strutture internazionali note, di cui non faccio il nome, ma notoriamente citate dai giornali ogni volta che ci sono problematiche che riguardano giocatori piuttosto che corridori automobilistici, consente anche di fare, abbiamo sviluppato molto, in maniera molto forte, anche tutta l'area diagnostica. Alla posa della prima pietra del nuovo fabbricato, tantissime le presenze, anche dalla Campania, giacché l'opera nasce anche con la partnership di questa regione. Presente tutto lo staff medico del Neuromed, oltre alle autorità civili, militari e religiose.